In Italia, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del pesce sono sottoposte a una serie di norme a tutela della salute dei consumatori. Siamo nella Tuscia, in provincia di Viterbo, un'area geografica in cui la salvaguardia dell'ambiente e le ricchezze naturalistiche, archeologiche e culturali caratterizzano un vasto territorio estremamente pregevole e in larga parte ancora intatto. Si tratta di una terra di laghi, pascoli e forre, eletta a domicilio privilegiato dagli Etruschi. Una terra che racconta di molte epoche storiche, con i suoi pregevoli monumenti e una ricchezza invidiabile nei paesaggi. Qui la Confcommercio, in collaborazione con la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ha pensato di realizzare una campagna mirata di informazione alimentare sui prodotti ittici. Una formazione adeguata per gli operatori del settore, insieme a una corretta informazione per i consumatori, sono strumenti indispensabili per adempiere al meglio alle disposizioni di legge, oltre che nel fornire una spiegazione chiara e precisa sull'importanza di alcune procedure da adottare. In particolare su quei piccoli accorgimenti nella commercializzazione del pesce che possano assicurare la tutela della salute pubblica. A Marta, all'interno di un importante stabilimento di smistamento ittico del centro Italia, produttori, distributori e medici veterinari lavorano in sintonia per assicurare la migliore qualità del prodotto distribuito agli esercenti. I medici veterinari dell'azienda sanitaria locale sono chiamati a fare una serie di verifiche sul pescato. Il pesce viene valutato sia sulla base delle caratteristiche organolettiche, attraverso l'analisi sensoriale, che con il riscontro dei documenti di accompagnamento, prima fra tutte l'etichettatura, che permette tra l'altro la tracciabilità del prodotto. Il risultato del lavoro dei veterinari, oltre a garantire una corretta profilassi igienico-sanitaria in linea con le normative vigenti, è atto a tutelare indirettamente anche l'intera filiera dei lavoratori del settore ittico. Dal produttore al distributore fino ai pubblici esercizi, questi controlli hanno lo scopo di assicurare la conformità del prodotto messo in commercio e destinato al consumo. Salve, sono Mauro Barlozzini, il direttore dell'ASCOM provinciale di Viterbo e sono qui in questa occasione per presentare una iniziativa che la Confcommercio di Viterbo ha inteso promuovere per analizzare alcuni aspetti importanti e fondamentali nella distribuzione dei prodotti alimentari, in questo caso in particolar modo dei prodotti ittici, sia nei luoghi di produzione e di commercializzazione, nonché di vendita attraverso i pubblici esercizi. Abbiamo inteso coinvolgere in questa iniziativa anche i dirigenti della Federazione Italiana Pubblici Esercizi nazionale, con i quali intratteniamo chiaramente ottimi rapporti di collaborazione. Per capire che cos'è, che cosa fa la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, dobbiamo prima di tutto renderci conto di che cosa vuol dire pubblico esercizio. È una cosa che tutti conosciamo, sono i ristoranti, i bar, le trattorie, le mense, le discoteche, cioè tutte quelle attività imprenditoriali che consentono di mangiare o di assumere delle bevande fuori casa, dalla tazzina del caffè al grande pranzo in un ristorante stellato. Sono 250.000 aziende in Italia, danno lavoro a 900.000 persone, sono un settore con un grosso impatto sociale perché regolano una buona parte della nostra vita. Dimmi, dimmi. 3 spigole 6-8 da 6 e 3 orate 4-6, sempre da 5. Abbiamo pensato di poter sviluppare un rapporto costruttivo che fosse di vantaggio da un luogo per i nostri operatori del settore, ma che sia anche una iniziativa di corretta informazione alimentare nei confronti dei consumatori. Altro protagonista senza il quale non saremmo qui ad illustrare il progetto realizzato sicuramente è la ASL di Viterbo,
ovvero i veterinari che sul territorio effettuano quotidianamente le attività di controllo e riscontro sui prodotti ittici. Rientra nei compiti istituzionali del nostro servizio di educare il consumatore al fine di tutelare la propria salute. Parleremo di tracciabilità dei prodotti ittici, di caratteri di freschezza dei prodotti ittici e delle parassitosi dei prodotti ittici. A livello di grossa distribuzione vengono fatti controlli capillari in tutto il territorio nazionale dal servizio veterinario, che si articola con gli stessi veterinari e con i tecnici della prevenzione, in più anche con l'opera veramente meritoria del nucleo antisofisticazioni del Ministero della Sanità, più comunemente conosciuti come i NAS. Per quanto concerne la tracciabilità, dai depositi viene ricommercializzato il pesce con dei documenti commerciali e, se caso, rietichettato, e in caso di allerta sanitaria viene raggiunto la merce fin dove è stata distribuita. Questo è successo in precedenza, come abbiamo fatto quando c'è stata una tossinfestione alimentare da consumo di tinca proveniente dal lago di Bolsena, che è stata consumata in un ristorante della Val d'Aosta. Siamo riusciti a risalire al pescatore che l'aveva pescata. Tengo a precisare che dai depositi di prodotti ittici di Marta, i pescatori di Marta avevano rispettato tutte le regole per quanto concerne l'etichettatura e la commercializzazione di questi prodotti, e quindi non abbiamo elevato nessuna sanzione. È molto importante avere a che fare con le norme igienico-sanitarie. La salute del cittadino la si costruisce a tavola, dicono i medici. Tant'è che in casa ormai si fa poco da mangiare, c'è poco tempo da dedicare, ci sono molti cibi precucinati, fuori no. Fuori c'è ancora una ristorazione tradizionale. Ecco, dal punto di vista igienico-sanitario, oggi il consumatore sta cambiando, ha purtroppo molte intolleranze alimentari, e c'è bisogno di una categoria che capisca queste cose. E allora oggi più che mai il tema della formazione, il tema della conoscenza, il tema della interpretazione delle norme è un tema principale nell'attività di una qualsiasi di queste imprese. La idea di realizzare questo filmato nasce, prende lo spunto, il via, da un episodio che si è verificato alcuni mesi or sono di infezione da parte di alcuni parassiti presenti in alcune specie di pesce pescati nel nostro territorio. Questi pesci in effetti hanno creato dei problemi perché sono stati consumati crudi, quindi senza le necessarie accortezze al momento della preparazione del cibo. Come si fa a valutare e a stabilire quando un pesce è fresco? Il metodo sensoriale possiamo dire che è il metodo più importante per la valutazione della freschezza del pesce, ed è un metodo ufficiale che è sancito da una legge, cioè da un regolamento, il regolamento 2406 del 96 della Comunità Europea. Possiamo avere diversi parametri oggettivi qualitativi per valutare la freschezza del pesce. Abbiamo i caratteri sensoriali, che sono l'aspetto, l'odore e la consistenza, e che sono i caratteri più importanti: l'assenza di erosione a livello cutaneo, l'assenza di abrasioni e l'assenza di erosione anche a livello della coda. Poi abbiamo i caratteri fisici, quali per esempio il sopraggiungere del rigor mortis. Altri parametri saranno indicativi sempre per quanto riguarda la freschezza, quindi l'assenza della degradazione delle proteine, una bassa ossidazione dei grassi, dei limiti bassi di azoto basico volatile e trimetilamina. Tutti questi parametri che nel loro insieme mi danno la freschezza del pesce. Nella pratica possiamo dire che un pesce appena pescato è della migliore qualità. L'aspetto sarà brillante, l'occhio sarà vivo, le branchie saranno di color rosso vivo a secondo della specie. Le carni assumeranno una consistenza soda, saranno adese al peritoneo
e alla colonna vertebrale, l'occhio sarà ancora vitreo. Questo metodo prevede delle categorie di freschezza. Possiamo avere la categoria extra, che è del pesce appena pescato, quindi il pesce della migliore qualità. Abbiamo una categoria A, del pesce di una qualità media. Abbiamo una categoria B, il pesce stantio ma ancora edule, cioè il pesce che si può ancora mangiare. E poi abbiamo un'altra categoria dove il pesce non è più ammesso al libero consumo ed è destinato quindi alla distruzione, quindi allo smaltimento. Se noi per esempio prendiamo un goregone, questo pesce è stato pescato nel lago di Bolsena ed è stato portato questa mattina. Come potete vedere, questo pesce presenta un aspetto brillante, un occhio vivo, delle branchie di un colore rosso vivo, assenza di muco ed incomincia ad andare in rigidità cadaverica. Quindi questo pesce appartiene alla categoria extra. Questa è una spigola di acquacoltura di provenienza quindi da Orbetello. Possiamo dire che questa è ancora in rigidità cadaverica, è ancora brillante, le carni sono sode, elastiche, e possiamo dire che è un pesce di qualità A, quindi di media qualità. Questo è un pesce che ha circa 4-5 giorni, non sarà più in rigidità cadaverica, le carni incominciano ad essere flaccide, le branchie sono ancora di color rosso ma con tendenza quindi al color rosso mattone, e possiamo vedere anche del muco che sta diventando anche torbido. Questo è un pesce di categoria B. Salve, questo piatto è il filetto di corregone, questo pesce di lago di Bolsena, con una crema di ceci neri, con un croccante di carciofo, avvolto questo filetto in un grasso come la pancetta arrotolata. Andiamo a fare una cottura in una carta adatta per quanto riguarda queste cotture al forno. Prendiamo la nostra pancetta stesa. Condiamo il nostro corregone con del pepe bianco, del timo, delle fettine di scalogno e una parte agrumata come la buccia di limone. Rimescoliamo il tutto e adagiamo questi filetti di pesce al centro del nostro lardo. Cominciamo ad avvolgere questa pancetta in questo modo. Lo stringiamo tipo caramella e lo mettiamo in cottura a 160 gradi per 8 minuti. Nel frattempo noi abbiamo frullato i nostri ceci neri. Una volta che abbiamo frullato questi ceci, le andiamo ad adagiare al centro del piatto e sono stati conditi con dell'olio e sale semplicissimo. Andiamo a formare delle knelle di ceci e adagiamo al centro del piatto. Secondiamo con olio d'oliva, un olio al pomodoro che darà anche colore comunque a queste preparazioni, dell'erba cipollina. Aggiungeremo a questi ceci neri del peperoncino per dare un po' di colore, comunque di spinta a questi ceci. Andiamo a condire. Nel frattempo toglieremo il nostro corregone dalla carta fata, da questa carta particolare per cotture. Devo creare dei medaglioni. Sul piatto andiamo ad aggiungere
i nostri ceci, creando un letto per quanto riguarda il nostro corregone. Adesso andiamo ad adagiare il nostro corregone sui nostri ceci. Aggiungiamo i carciofi fritti e fatti essiccare, una foglia di finocchietto selvatico, uno spicchio di peperoncino, delle foglie di pomodoro sbriciolate e delle foglie di carciofo essiccate, un goccio di olio, un goccio di olio di pomodoro. Il nostro piatto è pronto. Se noi prendiamo i crostacei per la valutazione delle caratteristiche organolettiche di freschezza, questi devono avere un corpo ruvido, assenza di muco, le zampe devono essere rigide, la coda deve essere aperta a ventaglio. Qui abbiamo dei calamari. Nei calamari andiamo a vedere la pigmentazione. Il corpo deve essere tonico. I tentacoli devono essere integri e presentare una certa resistenza alla trazione. Per questa ricetta useremo degli scampi, delle cicerchie e del finocchietto selvatico. Passiamo alla marinatura prima della cottura, che ci permette di dare più sapore al prodotto, che è comunque anche una presentazione, perché questa ci dà una perfezione al piatto. Stiamo tagliando uno scalogno julienne. Prendiamo del finocchietto selvatico, il sale e della polvere di curry, un goccio di olio d'oliva. Adesso andremo in cottura con questi scampi. Adesso andremo a comporre il piatto con la nostra cicerchia già cotta in acqua aromatizzata, con un fondo di scalogno, cipolla, sedano e qualche carota. Nel frattempo che Simone passa i nostri scampi nella padella, in questa parte di farei rosolare questo scalogno profumato al curry. Adesso andiamo ad adagiare le nostre cicerchie nel fondo del piatto. Questa è una zuppa, quasi una zuppa di cicerchie, così diamo un po' più di leggerezza al piatto. Prendiamo i nostri scampi, li adagio al centro delle cicerchie, dando un po' di fantasia al piatto, un po' di movimento al piatto. La parte che abbiamo rosolato con lo scalogno e il finocchietto selvatico mi serve per dare sia un colore e comunque una presentazione al piatto. Prendo il peperoncino per dare un po' di vivacità al piatto. Lo tagliamo a metà. Una fogliettina di finocchietto selvatico,
userò un olio aromatizzato al nero di seppia, che ci permette di dare sia il profumo che il colore al piatto. Il piatto è pronto. Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda invece i molluschi bivalvi vivi. Questi devono essere vivi in fase di commercializzazione. Se noi prendiamo i cannolicchi, come possiamo vedere, questi sono vivi. Se noi facciamo dei piccoli colpi sul mollusco, questo si ritira all'interno del mollusco. Queste sono delle cozze che provengono dalla Sardegna, devono presentare abbondante liquido intervalvare, non avere sudiciume esterna a livello delle valve e devono essere confezionati in pacchetti con l'etichetta, ci deve essere il nome quindi del confezionatore, il marchio, se è un CSM o un CDM, cioè se è un centro di spedizione molluschi o se è un centro di depurazione molluschi, la data di preparazione. Questi devono essere sempre scortati dal documento di trasporto nell'ambito quindi della commercializzazione all'ingrosso ed il documento deve essere vidimato e tenuto agli atti per circa un anno. Nel caso della commercializzazione invece al dettaglio, se il mollusco è venduto sfuso, l'etichetta da parte dell'esercente deve essere conservata per circa 60 giorni. Questo regolamento ha cercato quindi di standardizzare tutte le procedure a livello europeo, però non tiene conto praticamente delle differenze che ci possono essere nell'ambito di specie diverse. Tale è il caso per esempio dei pleuronettidi, ai quali appartengono le sogliole, i rombi, le passere di mare. Se noi prendiamo una sogliola, questo è un pesce che non presenterà mai una superficie lucida. Gli occhi sono molto piccoli, quindi è poco ispezionabili. Le branchie sono piccole come fessure. Ed inoltre questi pesci presentano quindi una persistenza soda delle carni prolungate. In alcuni casi del pesce freschissimo può avere delle caratteristiche che non ci permettono di classificarlo come categoria estra, anche se di fatto lo è. Per questo piatto che creeremo, che è un cannolicchio cotto su sale aromatico con un tortino di melanzane e zucchine alla scapice. Gli ingredienti sono i cannolicchi, le zucchine, melanzana, sale grosso, aromi per profumare il nostro sale, menta, aglio e aceto bianco di vino. Il primo passaggio che faremo, taglieremo le verdure. Il prossimo passaggio che andremo a fare, mettere sulla nostra modalità di cottura il sale che abbiamo aromatizzato e messo in una padella con un po' d'acqua. L'abbiamo profumato con del pepe rosa, del pepe verde, alcuni aromi e alcune spezie. Prenderemo i nostri cannolicchi spurgati e vivi soprattutto. La prossima procedura è di creare una salsa fredda, un'emulsione creata da sale fino, pepe rosa, pepe bianco macinato, aceto bianco di vino e della menta. La lasciamo in foglie così non dà quel senso di amaro. Aggiungiamo del olio extravergine, rendiamo questa parte limpida, cremosa, e mettiamo da parte. Nel frattempo prenderemo le nostre verdurine,
li saltiamo in padella con un goccio di olio d'oliva. Aggiungeremo del sale alle nostre verdure e del finocchietto selvaggio. Lo lasciamo alla fine perché alcune erbe, soprattutto queste erbe fini, non hanno grossi tempi di cottura. Allora, le nostre verdure sono pronte, le mariniamo con la nostra emulsione che abbiamo creato prima con aceto e olio e menta, peperosa e pepe bianco. È una marinatura abbastanza forzata con l'olio d'oliva e con l'aceto, che in questo caso con il caldo delle verdure e la parte dell'aceto ci permette ancora di andare avanti in cottura. Nel frattempo vediamo i nostri cannolicci che sono pronti. Si sente il profumo del sale aromatizzato, comunque il colore è rimasto. Adesso andiamo a comporre il piatto con le nostre zucchine e melanzane. Adesso prenderemo i nostri cannolicchi. Diamo una leggera marinatura ai nostri cannolicchi con la stessa salsa che abbiamo creato per quanto riguarda le nostre verdure. Riportiamo del peperoncino, dei fogli di carciofo disidratati, cotti a 80 gradi per un paio d'ore. Dei pomodorini sempre confitti e dei carciofi fritti. Un goccio di olio d'oliva. Il piatto è pronto. Un altro problema per quanto riguarda i prodotti ittici sono le parassitosi che sono responsabili di zoonosi. Tra questi possiamo annoverare l'Anisakis e l'Opistorchis. Per quanto riguarda l'Anisakis possiamo dire che questo è un parassita che appartiene alla famiglia dei vermi tondi, quindi sono dei nematodi e sono visibili ad occhio nudo. Abbiamo diverse specie che sono sensibili a questo parassita. Abbiamo il pesce sciabola, abbiamo i merluzzi, abbiamo i melù, abbiamo le aguglie, abbiamo la coda di rospo ed altre specie. L'OSA è responsabile delle partite di pesce in entrata e deve sottoporre a congelamento tutti i prodotti che sono destinati o ad essere consumati crudi, oppure che sono destinati quindi ad una affumicatura a freddo ad una temperatura minore di 60 gradi centigradi, o tutte quelle partite di pesce che sono destinate ad essere marinate o destinate alla salagione, laddove questi procedimenti non garantiscono praticamente la solubilità del prodotto. Possiamo andare a vedere i pesci parassitati. Questo è un melù. È un melù che è parassitato dall'Anisakis. All'interno della cavità celomatica potete vedere sul fegato i parassiti. La normativa prevede che laddove i dati epidemiologici dicono che i pesci sono infestati da parassiti, quindi da parassiti Anisakis, il pesce deve essere prontamente viscerato subito dopo la cattura. L'altra parassitosi che a noi ci interessa è l'Opistorchis felineus. Questo è un parassita che appartiene alla famiglia dei trematodi, non è visibile ad occhio nudo e parassita praticamente tutti i ciprinidi, tra cui la tinca. L'ospite definitivo è il gatto, ma possiamo dire che occasionalmente può essere anche il topo, il ratto e anche l'uomo. L'uomo si infetta mangiando le carni, quindi crude o poco cotte, di tinca
e queste metacercarie si schiudono praticamente nello stomaco e si vanno a localizzare nei dotti biliari, dove possono provocare colangite, vomito, diarrea e, diciamo più raramente, epatocarcinoma. Per questa parassitosi possiamo dire che il rischio sanitario si elimina completamente sottoponendo a cottura le carni della tinca, quindi le carni dei prodotti parassitati, quindi dei pesci parassitati. Ed inoltre, durante, in fase di commercializzazione, ci deve essere una corretta, diciamo così, informazione al consumatore del prodotto con la dicitura da consumarsi previa cottura. Sia il ristoratore che il consumatore finale, quando vanno al negozio a prendere il pesce, devono leggere bene l'etichetta, perché nelle etichette sono riportate tutte le indicazioni da dove viene pescato il pesce, il numero dello stabilimento di provenienza, la zona FAO di pesca, e dietro al banco del pescatore c'è un cartellone dove sono indicate le zone di pesca disposte in tutto il globo. Per esempio, per quanto concerne il lago di Bolsena, il Coregone, eccolo, lo vedete, freschissimo, portato questa mattina, dove viene indicato il lago da dove viene. Oppure, se si tratta di un prodotto che viene dall'estero, come potrebbe essere per esempio gli sgombri, oltre a indicare la zona di pesca di cui ho parlato in precedenza, è indicato anche il numero CE dello stabilimento che l'ha commercializzato. Oggi la situazione è più difficile che in passato, non soltanto perché c'è la crisi economica che tocca tutti e che morde veramente le persone, ma perché c'è una rivoluzione in atto. Si sta modificando il modello dei consumi, si sta modificando il modello alimentare italiano, e la Federazione svolge un ruolo importante per conservare le tradizioni attraverso l'innovazione, e per far sì che questo modello italiano rimanga anche come elemento di attrazione nei confronti dei turisti che sempre di più scelgono la destinazione Italia proprio per la enogastronomia, per il tipo di ristorazione che c'è. La Bosco Lettuale Academy è un centro di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento nel mondo culinario. Chi fa formazione oggi deve essere molto attento in tutte le sue conoscenze, che sono la conoscenza della materia prima, le conoscenze delle tecniche e anche la conoscenza del mercato. Si sa che mangiare bene è sinonimo di gusto, ma mangiare bene è anche sinonimo di salute, quindi qualità della vita, qualità del prodotto, e questo è uno dei nostri, delle missioni principali in questa nuova sede di Tuscania. La nostra scuola ha 28 anni di storia, quasi 30 anni di formazione, e il professionista o la persona che vuole entrare in questo fantastico mondo professionale sceglie fra le varietà dei nostri programmi e quindi viene qui e trova tutti questi tipi di servizi. Abbiamo scelto il Lazio prima di scegliere Tuscania perché volevamo posizionarci in centro Italia, visto la nostra forte partecipazione di clienti dal sud. Quindi, una volta capitati nel Viterbese, abbiamo visto questi territori, abbiamo visto questi posti e ci siamo innamorati. Quindi la scelta di Tuscania ne è venuta un amore a prima vista. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi è stato forse il primo organismo che ha pensato professionalmente a una formazione seria nel mondo della ristorazione, e qui ci troviamo non solo a casa nostra per la formazione, ma anche a casa di una
branca importante della Confcommercio nazionale, che è la Confcommercio di Viterbo, la quale sta lavorando insieme a noi proprio per promuovere un'assistenza moderna nei confronti dei suoi associati. E quindi anche all'Ascom di Viterbo va un sentito ringraziamento per questa iniziativa. La nostra associazione è la prima sul territorio nazionale come quantità di iscritti e di associati e saremmo molto grati ai dirigenti ASL se questa iniziativa in futuro magari potesse essere anche replicata per alcune altre tipologie di prodotti alimentari che normalmente troviamo sia nelle nostre mense come consumatori finali, ma anche presso gli operatori commerciali che aderiscono alla nostra associazione, quali appunto, dicevamo all'inizio, i pubblici esercizi, ovvero i ristoranti che tutti abitualmente frequentiamo. Sono Franco Boccolini, presidente Confcommercio della provincia di Viterbo. Questa iniziativa è una cosa importante per noi, una delle tante che facciamo, per tutelare i consumatori, i ristoratori e quant'altro nel settore. Approfitto per ringraziare il dottor Stoppani, presidente FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e il grande presidente Carluccio Sangalli, presidente nazionale della Confcommercio, con i quali ho il piacere e l'onore di condividere il Consiglio nazionale. Grazie. Oggi più che mai è necessaria e auspicabile una buona collaborazione tra i diversi attori delle filiere alimentari, non solo per gli alimenti di origine animale. In un rapporto costruttivo in cui il controllore, in questo caso i medici veterinari, e il controllato, in questo caso gli esercenti, impieghino buone prassi e risorse idonee per ottenere un unico risultato, la salute del consumatore e con quella la sua piena fiducia. Siamo pronti per degustare questi piatti. La Tuscia, terra di incanto e di forti tradizioni locali, propone le sue nuove ricette insieme alla sua storia, riscoprendo che l'innovazione può essere in sintonia con il patrimonio che ci è dato in eredità dal passato.